Buonasera, buonasera, benvenuti a questa serata di trasmissioni di Liberi TV. Oggi 3 maggio apriamo questa serata di trasmissioni in collegamento diretto con Riccardo Maggi, che ringraziamo di essere qui con noi. Ciao Riccardo. E Riccardo Maggi, segretario dell'Associazione Radicale Radicali Roma, abbiamo già intervistato su Liberi.tv, ed è candidato al Consiglio Comunale per queste elezioni amministrative che sono, diciamo, l'ultima, diciamo, coda di questo turbinio di elezioni e di voti qui in Italia che c'è stato in questi ultimi mesi, e quindi è candidato qui a Roma. Ecco Riccardo, io volevo soltanto aprire, candidato nella lista civica per Ignazio Marino, ecco, volevo soltanto aprire dando questa informazione. Ci sta un sondaggio SVG, per commentarlo anche con te, che dà appunto il candidato Ignazio Marino tra il 34 e il 37%, a Gianni Alemanno dietro tra il 28 e il 31%, De Vito per il 5 Stelle tra il 18 e il 21 e quarto Alfio Marchini tra il 6 e il 9. Ecco, volevo commentare con te e ovviamente darti la possibilità di promuovere questa tua candidatura. A te la parola. Vai, vabbè, intanto su questo sondaggio qui, diciamo che è un sondaggio a 4 settimane dal voto, quindi chiaramente non so, credo sia di qualche giorno fa questo, e da quello che mi dici sembrerebbe che il vantaggio che davano al sondaggio precedente a Marino si sia un po' ridotto. Secondo me questo ha un po' a che fare con le mosse che ha fatto Alemanno negli ultimi giorni, ha tirato giù un po' due jolly, diciamo, che sono: uno, l'annuncio dell'abolizione dell'IMU a 360.000 famiglie, così dice lui, l'esenzione IMU per 360.000 famiglie che sarebbero sotto i 15.000 euro di reddito. Su questo io sono anche intervenuto perché non tornano tanto le cifre che fa Alemanno, ma soprattutto lui ha dato questo, che è un annuncio da campagna elettorale, cioè di una cosa che lui propone, tra l'altro utilizzando il sito istituzionale del Comune di Roma, cosa che la legge vieta in campagna elettorale, cioè dal momento dell'indizione dei comizi elettorali le amministrazioni, i sindaci uscenti possono usare gli strumenti di comunicazione solamente per informazioni, come dire, strettamente istituzionali e di servizio ai cittadini. E l'altro asso che ha tirato fuori è quello del fine del rapporto del Comune di Roma con Equitalia come soggetto a cui viene affidata, diciamo, la riscossione coattiva di tutte le sanzioni, le multe, chiaramente, che tutti conosciamo. Si è giocato queste due carte, come dire, molto berlusconiane, no? come tipo di taglio, quindi credo che un po' può aver risentito anche il sondaggio di questa di queste due mosse che ha fatto Alemanno. Per quanto riguarda la nostra presenza, la mia presenza nella lista civica per Marino Sindaco al Consiglio Comunale, la presenza anche di altri 6 compagni radicali in alcuni municipi, in 6 municipi appunto, questa è nata una presenza intanto per niente scontata. Noi, non era scontato il nostro appoggio a Marino, è nata nelle ultime settimane sulla scia dell'iniziativa radicale, in particolare dell'ultimo anno a Roma. Noi siamo stati impegnati l'estate scorsa in 8 referendum, i referendum di Roma si muove, forse qualcuno di chi ci ascolta se li ricorda, referendum cittadini che su vari temi, sulla mobilità sostenibile, sullo stop al consumo di suolo, sui diritti, quindi testamento biologico e unioni civili, ma anche sui servizi alla persona, sul libero accesso al mare di Ostia, quei referendum Marino li aveva sottoscritti l'estate scorsa, quindi quando ancora non era candidato, chiaramente candidato sindaco. E noi abbiamo, non avendo raggiunto in quell'occasione le 50.000 firme necessarie, ne abbiamo raggiunte 44.000, abbiamo poi ottenuto nel nuovo statuto di Roma Capitale, che è stato entrato in vigore meno di un mese fa, la riduzione delle firme a 29.000, l'1% della popolazione residente. Abbiamo quindi deciso di rilanciare quell'iniziativa, ora si chiama Roma Libera Tutti, e abbiamo appena finito di raccogliere le 1.000 firme che servono per depositare i quesiti. Marino ha voluto essere tra i 1.000 firmatari e quindi sostenitori di questa iniziativa radicale, perché, ci ha detto lui, quei punti fanno parte del suo programma, quindi nel merito condivide quelle
quelle proposte lì, e nel metodo lui intende fare di Roma anche la capitale, diciamo, dell'effettivo esercizio dei diritti civili e politici dei romani, cosa su cui c'è molto da lavorare, perché negli ultimi 5 anni, ad esempio, di amministrazione Alemanno, Radicali Roma ha fatto una serie di iniziative popolari, di delibere di iniziativa popolare, e ci siamo scontrati con la mancanza anche di quello che è il rispetto minimo dello statuto da parte proprio delle istituzioni. Su questo Marino ci ha detto di voler segnare una discontinuità forte, e su questa base qui è nata la proposta a noi, a me in particolare, di candidatura nella sua lista civica. Noi ci abbiamo pensato un po', ci siamo confrontati anche all'interno dell'area radicale, ci siamo confrontati, abbiamo fatto delle riunioni di associazione, ma anche più allargate, e alla fine io ho deciso comunque di accettare. Chiaramente questo anche sulla base del fatto che non c'era una presenza radicale autonoma, quindi una lista radicale in quanto tale che si presentava a queste elezioni. Così sì, è nato. Infatti abbiamo sentito Marco nell'ultima direzione che aveva accennato a un'idea, una ipotesi di idea di una lista Bonino Pannella per queste amministrative, che però poi dopo non si è concretizzata, evidentemente. Beh sì, consideriamo che quando c'è stata l'ultima direzione le liste erano già state depositate il giorno prima. Certo, sì sì. E senti Riccardo, e quindi praticamente è un contributo radicale, ovviamente con esperienza per tantissimi argomenti, per tanti temi dei diritti, ma anche dell'ambiente. Però purtroppo Roma, che è la città appunto in cui vivo, è un concentrato di emergenze incredibile. Ecco, in qualche modo come pensi che, o meglio, quali temi pensi di mettere in cima all'agenda come per concretizzare questo contributo radicale, ovviamente facendo di bocca al lupo ovviamente per le elezioni in consiglio comunale? Crepi. Ma i temi, ti rispondo facilmente, perché sono i temi su cui noi abbiamo fatto, non essendo presenti nelle istituzioni, non essendo dentro il Consiglio Comunale, abbiamo fatto iniziativa radicale e attività politica radicale negli ultimi anni, non solo negli anni in cui sono stato io segretario di Radicali Roma, ma anche negli anni precedenti in cui c'era Demetrio Bagaro, che tra l'altro è candidato in uno dei municipi, e prima ancora Massimiliano Iervolino. Cioè, noi siamo riusciti, pur non essendo all'interno del Consiglio Comunale, a sollevare una serie di questioni su cui, diciamo, il perno centrale di queste questioni è quello della legalità. A livello locale, che poi non è tanto locale perché Roma appunto è la capitale, e perché ora tra l'altro con il nuovo status di Roma Capitale ha anche una serie di competenze e un ordinamento diverso, con una serie di materie e di competenze che dovrebbero essere trasferite dalla regione, quindi sull'urbanistica, sull'ambiente, in generale sulla gestione di quello che sono tutto il settore dei trasporti e della mobilità, tutti i temi cruciali su cui c'è un ritardo ventennale, trentennale rispetto alle altre capitali europee. Noi abbiamo, da un punto di vista prettamente della legalità e della trasparenza, conquistato negli ultimi anni l'unico strumento che Roma ha avuto, che è quello dell'anagrafe pubblica degli eletti. Ci siamo riusciti, ripeto, con le firme dei cittadini, non con la presenza in consiglio comunale, spesso scontrandoci con l'ostruzionismo, devo dire abbastanza trasversale, nella maggioranza di Alemanno, ma anche nell'opposizione, sulla quale io ho moltissime critiche da fare, per esempio al Partito Democratico, e le ho fatte anche direttamente con Marino quando ho avuto modo di parlarci, non ci nascondiamo. Quindi, tanto per chiarire, la tua non è una partecipazione come doppia tessera, ma è una partecipazione esterna a questa lista elettorale. Guarda, io non sono iscritto al Partito Democratico e non ci penso nemmeno ad iscrivermi al Partito Democratico. Sono candidato nella lista civica come radicale che si candida nella lista civica sulla base di un'interlocuzione che si è aperta con il candidato sindaco, che è il candidato sindaco del centrosinistra di un'ampia coalizione al quale tra l'altro anche la situazione attuale del Partito Democratico sta portando comunque qualche
qualche problema, e noi saremo lì a cercare di dare una mano con i nostri temi e con, con il nostro metodo, un metodo di iniziativa frontale, chiaro, diretto, lotta non violenta su una serie di questioni. Io ne dico solamente una perché secondo me è veramente emblematica. La nostra città ha accumulato negli ultimi decenni un debito pubblico enorme. Si parla di 12, 15, forse 20 miliardi di euro, ancora non è stato neanche quantificato esattamente. Noi siamo stati gli unici che negli anni scorsi abbiamo detto: questa è una questione centrale, perché non si può continuare a fare una programmazione politica di sviluppo, di benessere dei cittadini, di sviluppo dei servizi, se non si fa luce su questa questione e se non si individuano intanto le responsabilità politiche. E se poi non si fa anche un piano di rientro effettivo, perché questo significa che ci sono tantissimi fornitori di beni e servizi. È stata fatta un'indagine qualche tempo fa che parlava di 3 miliardi di euro che devono essere dati a fornitori di beni e servizi al Comune di Roma. Questo significa un impatto enorme negativo sull'economia, ma significa anche pressione fiscale alle stelle. Roma è una città che ha l'addizionale IRPEF al massimo, ha una tassa commissariale, perché questo debito è stato commissariato, quindi tolto dalla competenza del Consiglio Comunale. Ognuno che parte con un aereo da un aeroporto di Roma paga un euro in più sul biglietto, sono milioni e milioni di euro ogni anno che se ne vanno. Ecco, insomma, ci sta da fare. Guarda, siamo giusto in chiusura, volevo farti, volevo chiedere, darti la possibilità di spiegare ai nostri ascoltatori e video ascoltatori il motivo per cui compari con una foto segnaletica. Si riporta a un episodio, ecco, non tutti lo conoscono, vogliamo farlo conoscere. Ma sì, proprio poco tempo fa, sarà un mese fa, un mese e mezzo fa, poco prima che si sciogliesse il Consiglio Comunale di Roma, con altri compagni, e tra l'altro proprio nella seduta in cui veniva approvato il nuovo Statuto di Roma Capitale, siamo andati lì a ricordare a tutti i consiglieri comunali che in realtà, mentre votavano quello statuto, lo stavano già violando, nella parte appunto che obbliga il Consiglio Comunale a calendarizzare le delibere di iniziativa popolare entro i 6 mesi dal deposito. Noi abbiamo non una, due delibere di iniziativa popolare depositate. Una è quella sul testamento biologico, che venne depositata da Marco Pannella, Mina Welby, Beppino Englaro nel 2009, non è stata mai calendarizzata, e l'altra è quella sul riconoscimento alle unioni civili e sostegno a nuove forme familiari, che abbiamo depositato nel maggio scorso, quindi ormai è passato quasi un anno. Nonostante sia trascorso il termine previsto dallo statuto, loro non l'hanno calendarizzata. Nell'occasione di quella seduta io ho detto ad alta voce, rimanendo seduto tra il pubblico, che stavano commettendo una violazione. Il presidente ha interrotto la seduta, l'ha sospesa, devo dire con una aggressività stupefacente, è addirittura sceso dallo scranno della presidenza, è venuto tra il pubblico con tutti i consiglieri e mi ha detto che me ne dovevo andare perché stavo interrompendo i lavori e impedendo il lavoro dell'assemblea. Gli ho fatto presente, sempre restando seduto in maniera assolutamente non violenta, che chi stava impedendo il rispetto dello statuto e i lavori dell'assemblea era lui, che non aveva ancora calendarizzato quella delibera, e io come primo firmatario, in particolare dell'ultima, di 8.000 romani che vogliono e hanno fatto fiducia alle istituzioni, perché hanno attivato uno strumento pensando che le istituzioni avrebbero funzionato di conseguenza, non me ne sarei andato e sarei rimasto lì tranquillamente. Allora lui a quel punto aveva due possibilità: farmi portare via dalla polizia che era lì presente, dalla polizia municipale, e invece ha ritenuto di riprendere i lavori, e il giorno successivo mi è stato notificato a casa una sorta di DASPO, quello che si fa per i tifosi facinorosi, in cui c'era scritto che per i fatti di quel giorno, non meglio specificando, mi era vietato di entrare nell'aula Giulio Cesare per un mese. Devo dire, rispetto a questo consiglio comunale, in particolare a questa presidenza, è un onore aver avuto quel tipo di provvedimento.
Ho capito, Riccardo. Io ti ringrazio di questa tua partecipazione. Se hai qualcos'altro da dire, magari qualche riferimento, qualche link, altrimenti, cioè, anzi, di queste cose, poi ci salutiamo, ma comunque seguiremo ovviamente la tua campagna. Assolutamente, io faccio un appello, perché questa è una campagna difficile, mancano 4 settimane al voto. E c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Potete mettervi in contatto con noi sia attraverso il sito radicaliroma.com, attraverso il sito dell'iniziativa referendaria, che è www.romaliberatutti.it, attraverso le pagine Facebook di Radicali Roma e la mia personale. Noi, diciamo, in questi tipi di campagne di amministrative come Radicali di solito non siamo delle grandi portatori di preferenze. Qui si tratterà, per avere un radicale in consiglio, invece di portare proprio le preferenze, quindi di fare quel lavoro in cui molti altri, che di solito non si sentono, non si mettono in mostra per iniziative particolari, non si sa nemmeno che facciano, poi viene fuori che prendono 7, 8, 10 mila preferenze, non si sa bene come. Per questo io vi dico, dateci una mano, mettetevi in contatto con noi, è importante, faremo molta attività per strada, sia con i referendum, sia proprio per stare tra la gente, per fare volantinaggio, per informare tutti, radicali e non, che c'è questa possibilità di avere una presenza radicale anche nel prossimo Consiglio Comunale di Roma. Grazie Riccardo Maggi, ricordiamo, candidato nella lista civica per Ignazio Marino Sindaco. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, grazie a tutti, ciao. Ciao.